Laura Pevery guarda con emozione sullo smartphone il momento in cui stacca e taglia il traguardo. Qui siamo a Innsbruck, quando la giovane pattinatrice di Monticelli ha vinto l'oro nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2 settimane fa. Una stagione, quella sul ghiaccio, da incorniciare. A inizio novembre è iniziata la stagione del ghiaccio, dove subito sono riuscita a essere convocata per la Coppa del Mondo Junior in Germania, a Insel. E a sorpresa sono riuscita a vincere anche un argento, non me l'aspettavo proprio, perché comunque l'ufficialità della convocazione è arrivata 3 giorni prima di partire e non me l'aspettavo proprio. E poi sono riuscita anche a vincere un altro oro, sempre nella Mastart, nella Coppa del Mondo Junior a Innsbruck. E adesso dirigo la classifica della Coppa del Mondo di Mastart. Nel mentre ci sono stati sia i campionati italiani junior sprint che all round, dove mi sono classificata in tutte e due seconda, dietro la mia compagna di nazionale. Tra 2 settimane si parte per Salt Lake City negli Stati Uniti per l'ultima tappa della Coppa del Mondo e per i mondiali juniores. Non me l'aspettavo proprio, quindi, e poi essendo anche l'anno più giovane, lo affronterò con molta leggerezza e spero soltanto di fare del mio meglio e magari, se arriva appunto, anche a fare il record italiano junior sui 3.000. Poi spero soprattutto di riuscire a vincere la Mastart ai mondiali e di riuscire a mantenere la mia prima posizione in classifica generale di Coppa del Mondo. Una vita un po' schizofrenica per le gare che tu fai su ghiaccio, su pista, su rotelle, su lama. Come riesci a gestire tutto questo? Non è semplice, perché soprattutto da quest'anno in terza è molto difficile riuscire a gestire tutti gli impegni scolastici e riuscire ad allenarmi adesso è molto difficile, perché gli allenamenti sono aumentati, il carico di lavoro è aumentato. E poi diciamo che soprattutto è molto difficile, cioè ho pochissimo tempo, perché quando vado soprattutto a Baselga ad allenarmi 1 o 2 volte a settimana, comunque non ho tempo di fare nient'altro, sono fuori casa fino alle 11:30 di sera. Quindi. Cosa preferisci, rotella o ghiaccio? Allora, preferisco rotelle, il primo amore non si scorda mai, però comunque mi piace un sacco anche il ghiaccio e adesso penso di, non so, diciamo che sto iniziando a comprendere le possibilità che mi sta aprendo questa nuova strada.